I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Professoressa Corelli, una mattinata un po' diversa dal solito. Molto diversa. I miei ragazzi hanno aspettato i giocatori con grande entusiasmo, erano imbarazzati, erano fremevano, avevano proprio voglia di incontrarli. Sindaco Bizzarri, è come dire una visita storica qui al comune di Masitorello, anche se siete abituati ad avere un po' quella che è la rappresentanza della SPAL in città. Allora, per noi è sicuramente una visita storica, però è anche vero che noi ci sentiamo un po', voglio dire, la genesi della SPAL, no? E abbiamo vissuto tutte le traversie, dal fallimento della società vecchia all'avvento dei colombarini, quindi secondo me il fatto di essere arrivati in Serie A è un giusto coronamento per una comunità come la nostra. In sala consiliare è stato bellissimo vedere i ragazzi interagire con tutti i giocatori, fra di loro, con il signor Colombarini, è stato veramente molto bello. Quindi è vero l'emozione di essere andati in Serie A, però in realtà qui si vive una vita normale. Come abbiamo detto a tutte le TV che l'estate scorsa sono venute qui in paese, si vive esattamente normale, si prende il caffè, si gioca a carte, si fa spesa e si incontra la famiglia Colombarini, come anche i giocatori, come si fa in una famiglia. Sicuramente il fatto che i ragazzi abbiano messo in evidenza, i giocatori intendo, abbiano messo in evidenza il fatto che non sono tutte rose e viole. Ci sono tante difficoltà, ci sono tanti momenti di angoscia, tanti momenti da superare. Però loro ce l'hanno fatta, sono la dimostrazione che tutto si può fare.